Grasso addominale, grasso viscerale. C'è un modo per dire bye bye? Forse sì, rimani 5 secondi e ne parliamo. Allora, ci sarà questo metodo fantastico, magico, che nessuno conosce, per togliere quella pancia, panciona, insomma, che ahimè qualche volta dà un po' di fastidio? Sembrerebbe di sì, però intanto prima ti devo subito dire, non stiamo parlando di dimagrimento localizzato, quello proprio non c'è evidenza scientifica, anche se qualche volta qualcuno si confonde e magari cita un solo studio che dice qualcosa del genere. È vero, quando si citano gli studi singoli, qualche volta capita di analizzare uno studio scientifico e dice totalmente il contrario di quello che poi è la realtà. E proprio per questo nelle dirette che facciamo tutti i giorni noi parliamo di review. Allora, che differenza c'è? Qui intanto una review di Sports Medicine che ci dice l'HIT è efficace nella composizione corporea. Review significa che non è uno studio, ma sono stati analizzati dai ricercatori tantissimi centinaia di studi e quindi a quel punto comparati e pesati tra di loro con una meta-analisi si è visto qual è lo stato dell'arte al momento. E quello di oggi è molto interessante, io vorrei che ne parlasse direttamente la persona che ce l'ha segnalato, che è Luigi Celano della Sports Science Academy. Ciao a tutti, ho scelto questa review perché in giro c'è ancora tanta confusione su quali siano i metodi realmente efficaci nella riduzione della massa grassa corporea. L'HIIT, l'allenamento intervallato ad alta intensità, applicato alla corsa, si è rivelato efficace nella riduzione del grasso corporeo viscerale totale. Quindi se vogliamo correre e ottenere dei benefici anche nella composizione corporea, l'HIIT va bene, ma solo se gestito correttamente. Eh sì, correttamente. Perché correttamente? Perché di HIIT ci sono oltre 800 studi scientifici, molte volte banalizzando, fare fretta, uno copia la tabella da Google e dice facciamo HIIT, poi fa quella sbagliata e quindi non funziona, o anzi a volte fa anche male rispetto a quello che dovrebbe servire. In questo caso la review sistematica è di Sports Medicine che ci dice che l'allenamento intervallato ad alta intensità è una strategia efficace nella riduzione della massa grassa addominale e viscerale. Questa differenza è importante perché il grasso addominale viscerale è di tipologie diverse, quindi una parte di quel grasso si può utilizzare per il metabolismo energetico, un'altra parte, ovvero il grasso viscerale, no, perché purtroppo quelle macromolecole non sono attaccabili da. Ma con alcuni opportuni metodi di allenamento con HIIT si può andare a intervenire proprio sul grasso viscerale per fare in modo che con un effetto adrenergico delle catecolamine, in questo caso dell'adrenalina, si va a intaccare quelle macromolecole di lipidi, renderle disponibili anche per il meccanismo energetico aerobico e quindi utilizzare anche quel grasso viscerale ai fini energetici. Ma c'è sempre il ma. Allora, l'HIIT non è un allenamento sottomassimale, è un allenamento massimale e quindi ogni volta consiglio di fare questo tipo di allenamento con una visita medica specifica che sarebbe quella visita agonistica. Anche se non sei tesserato o tesserata, sarebbe meglio chiedere al medico dello sport di fare anche la prova da sforzo o comunque da sforzo e comunque dichiarare che andrete a fare HIIT. Questo è importante per voi, per insomma, i vostri colleghi, amici, eccetera, ma giusto anche per adeguare le intensità, poi andare a cercare esattamente qual è il protocollo più utile che può dare quel beneficio. Vi ho citato le catecolamine, ma un altro degli effetti che può causare questa riduzione del grasso è anche l'utilizzo di protocolli che includono il recupero attivo. Il recupero attivo tende a massimizzare gli effetti del meccanismo aerobico facendo un gran ricorso alle molecole di lipidi anche viscerali. Questa è un'altra soluzione. Di HIIT ovviamente sono 2 anni che abbiamo parlato in tanti modi, trovi molti video anche sulla mia pagina migliaccio.it, dai uno sguardo e grazie alla Sports Science Academy. Intanto se vuoi fare delle domande falle, risponderò dopo la diretta, io con Luigi Celano e gli altri membri della Sports Science Academy. Ci sentiamo domani? Ok, ciao! Sport, fitness, nutrition. This is Sports Science Academy.